canale. Allora, oggi farò video vlog. Non ho ripreso fin dall'inizio, neanche stamattina, perché non ci ho pensato sinceramente. Ho fatto anche un po' tutto di fuga eccetera. Ho questo vestitino nuovo che ho comprato dai cinesi, sui 12 euro mi pare mi è costato, che l'ho preso la scorsa settimana. È lungo fino ai piedi, è bellissimo. E adesso sto con Roberto, che praticamente lui adesso è andato alle poste. Io sto fumando come sempre. Mi sono messa la mollettina, vedete, perché si schioppa di caldo. E perché faccio il videovlog? Faccio il videovlog perché oggi stasera a Senigallia ci sarà la notte bianca. Cioè non è proprio notte bianca, praticamente in alcune altre parti fanno la notte rosa, però a Senigallia la notte rosa non c'è, cioè non la fanno, non so perché, non lo sa neanche Roberto. E quindi fanno la notte della rotonda, che c'è la rotonda sul mare, sapete la canzone quella? Una rotonda sul mare. Allora hanno preso sta canzone dalla rotonda sul mare di Senigallia, e quindi si chiamano la rotonda sul mare stasera, insomma, ste feste che c'è, sta festa. C'è sempre i negozi aperti, le balcarelle, eccetera, eccetera. E niente, però vabbè, è come fosse la notte bianca, diciamo, infatti la chiamo la notte bianca. E quindi vi ripeto, non ho ripreso fin dall'inizio perché ho fatto tutto di fuga. E adesso siamo partiti, sono arrivata già a casa di Roberto ovviamente, ho posato il cane a Lady, e adesso siamo alle poste, che Roberto c'è una persona davanti, dietro di lui c'è altri due ragazzi, vabbè, adesso aspetta l'altra persona che finisce. Se tutta musica è sottofondo, la radio qua di Roberto l'ho sbassata un po', prima era proprio alta, l'ho sbassata, e dopo devo parlare, devo fare il video. E praticamente ci siamo messi d'accordo con un'altra coppia, quindi con la mia migliore amica Elisabetta, con il ragazzo, che andiamo a cena fuori a mangiare la pizza lì, che è sta pizzeria dell'amico di Roberto, dove c'è, ci sono andata, e se la pizza è buona un bel po', e fino a fine si squaglia in bocca, è una bomba. E andiamo là, e loro quando arrivano parcheggiano nella macchina, vabbè, tipo qua dal benzinaro, dove ogni volta che viene nessuno gli diciamo di parcheggiare. Poi dopo loro entrano in macchina con noi, li carichiamo in macchina, così prendiamo solo la macchina. Ho anche il regalo che ho fatto a Betta, dopo ve lo faccio vedere dopo. E niente, dopo andiamo a mangiare la pizza, e poi praticamente andiamo, insomma, là alla festa, insomma, e spero di riprendere qualcosina. Ai miei amici non li riprendo perché loro non si vogliono far riprendere, quindi vedo di cercare di riprendere qualcosina lì alla festa, insomma, sta notte bianca, insomma, della rotonda. E dopo fa spesa, non so se passiamo dai cinesi a qualche parte, fa un giro, non lo so, oppure stiamo a casa, non ve lo so dire. Dopo vediamo un attimo, dopo vi aggiorno. E niente, io ve lo fa vedere il regalo che ho fatto a Betta, che praticamente, dai, non ce la faccio, dai, ve lo faccio vedere dopo. È un orologio tipo quelli fatti a Shabby Chic, ci sta i cuori, è carino, è bello lungo, rettangolare, è molto carino, e io ho fatto quello, ho fatto questo orologio per casa, insomma, ecco, è molto carino, almeno una cosa diversa, anche per casa, comunque va bene. Loro c'hanno solo un orologio, mi pare che ce l'hanno lì in cucina, quindi. E niente, dai, allora ci vediamo più tardi. Eccomi qua, volevo far vedere il regalo che ho fatto a Betta. Questa qui è la busta, questo qui invece è l'orologio, vedete, a Shabby Chic, è carinissimo, con i cuori, insomma, questo, aspettate che andiamo, insomma, questo qui è il regalo che gli avevamo fatto a Betta, vabbè, per casa. Adesso salgo in macchina, aiuto. Eccoci qua, ciao. Ho girato la telecamera, quindi mi tocca stoppare, era solo per farvi vedere il regalo. Ciao, rieccoci. Allora, dopo siamo usciti, siamo andati al Tigotà, che abbiamo fatto un giro, c'è Roberto, ti scemo, e praticamente, siccome l'orologio ci pareva, allora, l'orologio che abbiamo fatto a Betta per comprare un succo, che lo devo da stasera, perché avevamo fatto tutto di fuga, non sapevamo che prendere, c'era niente, ho preso l'orologio, è bello, l'avete visto, a me piace molto. Però dopo che siamo andati a Tigotà abbiamo trovato questo, molto carino, molto meglio di un orologio,
che è un profumo con una crema corpo, praticamente crema corpo fluida profumata, e il profumo si chiama Eau de Toilette di Enrico Coveri, questo qua. Cioè è molto carino, quindi ho pensato che questo sicuro è molto meglio dell'orologio, e ho dovuto comprare anche la busta da regalo nuova, perché ho preso questa un po' più piccolina, perché comunque quell'altra era troppo grossa, e l'orologio quello me lo porto io a casa, non me lo metto, vabbè, me lo metto in camera e via, cioè amen. E quindi mi ha fatto sto regalo qua, è mia, sì, l'orologio è mio. No, di l'orologio in camera mia. No, in mia camera, cioè la metterò l'orologio in camera mia, insomma. Hanno capito. Ma perché ti dici camera mia? Camera mia, ho capito. Niente, vabbè, deficiente. E niente. Andiamo a casa, la prendiamo. No, camera, no, a casa tua, è mio l'orologio. Scusa, ti hai detto prendetelo te. Allora, ormai l'hai detto, ormai è mio, ma hai regalato a me. Scusa. Lo metto in camera mua, mia, punto, basta, stop, chiuso il discorso. Che serve l'orologio? Niente, per guardare l'ora, che serve? Domani serve per guardare l'ora, eh? Te l'hai comprato nuovo l'orologio, quello con i cani? A te c'è bicicca, non ti piace? Io non l'ho comprato per me. Beh, per casa tua. No, io pure regolo più per me, per casa mia me lo metto in camera. Mamma. Vabbè, però ce li sei apri dentro casa, eh? È lo stesso cazzo. È la stessa roba, è sempre tuo comunque, eh? Cioè, voglio dire, capito che l'hai preso per tuo mare e tuo padre, però ce l'hai dentro casa. Questo avevamo fatto regalo a Betta sull'orologio, dopo abbiamo visto che era una roba un po' cuscì, abbiamo preso questa roba che è meglio, 10.000 volte meglio. L'orologio stavolta me lo prendo io e me lo metto in camera mia, punto. Allora, 60 minuti. Adesso mi andava la macchina, adesso per vizio che gnota come andava la macchina, che da solo c'è pure, ci rubi in Romagna. Allora. Andiamo un attimo, sì. Sta una sciacquata, con strada, ma non fa niente. Appunto, eravamo a casa e mi riposavo, non fa niente. Che fatica, sta dentro la macchina. I piedi, e no, dopo mi devo alzare, stai, perché devi lavare la macchina. No, cioè, dopo ti sei fuori, non ci sto. Allora, solo la matita mi sta via, dopo stasera mi metto meglio. Va bene, dai, niente, quindi alla fine ho fatto questo pensierino qua, meglio. C'era un cestino lì a Tigotà, carino, che a me piaceva molto di più, però mi piaceva più quello, di vabbè, dopo pare che sono sempre io, piamo io questo. Era molto più carino, molto zitto, era molto più carino perché era molto più visibile, sui cestini, sai, quelli con i, come si chiama? Paglia. Con la paglia, insomma, carino, c'era dolce schiuma, o crema corpo, bagno schiuma, beh, i sali lì, e cosa rotondo, non so se era un'altra crema corpo, roba del genere. E Elisabetta, lei piace proprio queste robe. Allora lui diceva, meglio il profumo, che il profumo alla fine è de marca, perché è di Enrico. No, più che altro dura di più. Di Enrico Coveri, poi più anche perché dici, dura di più, più c'è anche la crema corpo. C'era quello crema, che è. Le creme erano altre cucite, vero? No, era così. Non è vero, non era così, era così. Era piccolo, già due volte. Vabbè, che vuol dire? Deve fare regali a me, mica ci pensa. Lui pia e basta, non è che dice io prendo roba che no. Agli altri sci, ti sei innamorata di Betta? Sei innamorata di Betta? Sto mandando vaffanculo. Guarda quanto sto, eh. Vabbè, dai, comunque ci vediamo dopo. Santa Cabani. Città. Quell'estate. Vediamo dopo, ciao. Siamo partiti, Roberto tutto figo, e io niente, mi sono messa la mollettina così dietro con un po' di capelli davanti, cioè capelli davanti, almeno non mi stanno davanti, ecco, gioco delle parole, e mi sono messa la molletta, che poi andavamo a mangiare, quindi non mi pareva il caso che capelli davanti così. Ho messo solo l'eyeliner, mascara, matita, rossetto nero, bello, se dice anche col vestito. Ho segreto in mano perché adesso sto per video, poi fumo. Prima mi ero scordata di dirvi che comunque ora che rifaccio le unghie, che vedete ho la ricrescita, non so se vedete, qua siete meglio, il pollice. E poi anche perché da lunedì fino a venerdì ho da fare 6 persone con le unghie, quindi non so quando troverò un tempo per me per farmele. Vedremo, le farò domenica prossima, no?
E dopo se già non mi basta, il prossimo video quando mi arriva? Se faccio l'ordine stasera, posso fare l'ordine stasera? No, se no domani, se mi arriva martedì o mercoledì, quindi... E, sì, perché devo fare un altro ordine su Passione Unghie perché mi sta a finire il gel, quindi dopo farò anche il video. Oh, dai! Sapete ormai Roberto che si incassa con la gente, mo va piano, che devo fare? Porco Giuda! E niente, adesso stiamo andando da loro, cane parcheggiato, sono arrivati e penso che dopo viene in macchina con noi, quindi non riprendo perché dopo loro capirai se fai riprendere, se muore. Vabbè, ci vedremo dopo, casomai. Lo riprende? Faccio più la faccia la traccia. Sì, ma non si vede niente, è tutto buio. È buio. Poi è buio, è proprio. Che io ve lo prendo in sole. Lo prende a questo con le luci. Adesso è sfugato. No, adesso perché mi siete sfugati? Finiti già? Sì, basta, quanto ne vuoi fare? Prendi i soldi in comune? Dai, no, dai, due! Basta! Adesso ho ripreso! Basta! Dai, mi piace per cui! Non ti piace per cui, finiti i soldi in comune, oh! Stai andando corto, per cazzo! Vabbè, allora... Mondo, vai! Vabbè, però è che parla... Ma sei bello! Questi credi che vi devo andare a casa tua quando fa fuori, qui lo fanno! Quello che dice di darci i fogli, no? Vabbè, ti ha alzato. Ah, guarda, sono proprio di tetto, vedi come... Ma non metti il tempo? Belli questi, sì. Bello, no, guarda, questo qui è bello, guarda, vedi? No. Belli. No,
A che ora? Quando schioppa viene pensato per me. Carina macchina. No, a motori veramente. Ah no, c'è anche la macchina. Per prendere un po' di gente. Buono. Andiamo. Aspetta. Oh! Il diavoletto. No! Dai, lo pio un'altra William, contento. Quanto viene uno? 8 euro, 7 euro, diverso. Quanti? Così, così mi costano così anche su. Da 5 euro. No, questo no, a me piace. 5 questo. No, 5 questo. Ah, no. vabbè, anche quello colorato lì. Aspetta, fa vedere. Colorato, 5 euro è troppo. Questo? Poi anche che sei con luce. Io in cinese uguale ho pagato uguale così. Vabbè. Col teschio che mi quello 3 euro. Quale? Quello 3 euro. Quello vende 5. Ma no, quello me lo dai a 3. No. No, me lo dai a 3, quattro, dai. 4. 4. Me lo dai a 3. 4, dai. Niente, vai via. Dai, dammela a 3, su. Va bene. Va bene. Dammi sto bicchiere qua. Mi sto arrepiando giù. Che piange invece. Mi pare che ce l'avevo io. Aspetta, ce l'ho 5 euro. Madonna, guarda quanti tipi ce n'è. Sta sì, piavo tutti. Madonna, ma com'è che mi piene da uscire? Le luci. Ah, le luci, c'era giù, mamma mia. Ma cavolo fai sta qua? C'ho il bicchiere, c'ho il cellulare. Mo c'è anche qua. Basta, dai. Basta. Vabbè. Se mi piace più a me che. Madonna. Se passa. Volevamo 5 euro, lo portavi a 3. La gente che abbiamo contrattato. Io perché non gliela fo, mi dispiace, stanno lì apposta per lavorare. Non mi dispiace, stanno lì. Cioè Greta? No. Stiamo andando da Caterina. Ah, che schifo. Moscerini addosso. Questi insetti, insomma. Da qui è sta calmo, sta calmo. Avanti. Beta non sta tanto bene comunque. Come ripiegare il caramello? Dai, cammina. No, no, guarda che figata semmai. Io da Fiola mi padre che ci comprare, sempre semmai è qua. Ma quel lupo è tutto scarabocchiato. Sì, ma guarda quello là, quei due lupi. Quello lì, quei due lupi là, ora se bello. No, spiace, quello là, ma non lo vedo. Scarabocchiato. Secondo in alto. Oh, io non lo vedo. No. Guarda che quella è una pantera. No, vabbè, guarda. È una tigre, non è il lupo. Vabbè, che vuol dire? Come che vuol dire? Mi dice lupo, posso vabbè, trovare il lupo se è una tigre. Guarda, magari che sei tremendo. Ah, ecco, posso, io ce l'avevo. Dove sei? Quanto metto questo bene? Ha detto che facciamo allo stomaco. Tanto esse. Capirai, beh, ti ha detto prima, se mangi una pizza ti fanno lo stomaco, vuol dire che. No, è per fare un mix, perché la bevo pesata. Guarda le moto qua in palla. Ma guarda, dappertutto stanno questi film a spinge. Sì. Però è bello quello che si illumina. No? No. Guarda che sta. Sì, pizza. Preso la pizza degli altri.
Non è caldo, è vero? Ne sentiamo un altro, dai. Ah, sei qua, non ti vedevo. No, no, sto a vedere. Questi qua dicevo, vedi? Però quelli è veri. Ah, questo è vero. Era quelli della lingua. Mm? Sì, per la lingua. Riuscite a mettere questa tua voce? No. No, vabbè. Finita. Ciao, rieccomi. Allora, visto, ce l'ho fatta a riprendere un pochino, ci sono stati anche i... Adesso io sono a casa, mi sono messa in vestaglia, sono comoda, eccetera, mi sono struccata e tutto. E siamo ritornati a casa, è stata una bella serata, mi sono divertita, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ci siamo divertiti tanto. E, è stato bello la parte dei fuochi d'artificio, cioè è stato bellissimo proprio, bello bello. Dopo a Betta ho dato regalo, mi è piaciuto molto, sono stata contenta. Come già avevo detto, l'orologio alla fine lo tengo io perché tanto era... una roba un po' scontata, un orologio, una roba di casa, invece il compleanno suo, allora era meglio fare anche una cosa proprio per lei, insomma, ecco, quindi io ho fatto praticamente un profumo di sto Enrico, che poi ve l'ho fatto vedere con sto bagno, sta crema corpo, insomma, vabbè. Niente, siamo andati lì a cena, la pizza buonissima, come sempre, loro pure soddisfatissimi, cioè una bomba proprio. E poi niente, dopo da lì siamo partiti, siamo andati, ecco, in macchina non ho ripreso dopo perché c'avevo anche loro dietro eccetera, però come avete visto ho ripreso anche le bancarelle eccetera eccetera. Alle bancarelle ho comprato solo il fine spinger per mio fiolo, che ce l'ha uno in blu, uno nero, questo è un blu metallico bellissimo, metallizzato, e si accende dei teppadini con i rotondi, ci clicchi e si accende, e quando giri tutte le luci fai, cambia tutti i colori eccetera. E più quando clicchi più di una volta puoi fare rosso, blu, giallo, insomma vari altri colori eccetera eccetera, è molto carino. E William ovviamente non è che l'ho chiamato e ho preso questo, che lui dopo un tipo che lo vuole subito dice torna a casa portamelo, poi faccio la sorpresa domani che gli faccio vedere su fine spingere, costava 5 euro, ragazzo mio se l'è fatta a metà 3, a 3 euro e ho risparmiato 2 euro. E niente, abbiamo fatto la passeggiata lì, avevamo visto questi fuochi d'artificio, erano iniziati proprio momento giusto, appena siamo arrivati hanno incominciato, dopo era tutto buio, non si vedeva niente, dico cacchio riprendo, no, volevo prendere un po' di persone eccetera, ma era tutto buio perché per i fuochi d'artificio hanno spento apposta le luci di lampioni, dopo le accendevano, ma finiti i fuochi d'artificio, boh, non hai acceso più manco un lampione, però vabbè, dopo invece alla fine l'hanno riaccesi. E ho ripreso anche lì le bancarelle, come avete visto, ho visto un po' di persone, avete visto una valanga di gente, proprio tanto. E è stato bello, soltanto che era un po' muscito, negli altri anni c'era più cose, c'era più musica, anche alta, c'era più festa, era più bello, insomma. Quest'anno invece è stato un po' moscio, mi aspettavo più cose da vedere, insomma, ecco, però dai, alla fine è stato carino, dai, mi è piaciuto. E niente, adesso noi penso che ci vedremo un film, sono lì. È le 2 perché l'una è 55. Volevamo vedere il film, quello della tavola Ouija 2. Io una l'ho vista e noi un pezzo che volevamo vedere quest'altra. Vediamo se ce la famo a vederla, se no la vedremo domani, non lo so, vediamo. Parto domani pomeriggio, poi andiamo al mare. E niente, quindi ho fatto quest'altro vlog perché comunque c'è stata questa notte bianca, chiamiamola così, e quindi ho voluto fare il video, il vlog anche su questo, insomma. E poi cos'era un trovo che volevo dire? Non mi ricordo. Boh, non mi ricordo, vabbè. E niente, quindi per questo ho fatto il video vlog. Ah, il wiki vlog, ma pizzica qua, infatti sono rossa. Boh, non ha pizzicato tanto in Zara, non so, pizzica. Vabbè. E no, stavo dicendo il wiki vlog, no, perché tanto adesso la domenica andiamo al mare, io c'ho l'aria, mi porto al mare perché non mi fido, perché quando vado al bagno, poi famo tutto il bagno, non è che c'è qualcuno che pia il sole. Io perché la roba ce l'avevamo lì, noi non è che andiamo tanto al largo, quindi però sai, tempo che uno valite, pia una roba, il tempo che c'è dall'acqua, quello è già andato via, cioè voglia. Perché dall'acqua ovviamente va rallentatore, mi fai andare più di tanto veloce.
Quindi non mi fido, insomma, quindi non è che faccio il vlog del mare, non lo vedrete mai il vlog del mare perché non mi porto mai il telefono. Poi non è che c'è tanto cos'altro da vedere, tante robe da vedere, quindi se vado dove vado al mare io non è un bel vlog. E niente così, quindi per adesso faccio soltanto i vlog. Poi Get Ready With Me, per i miei vecchi iscritti che già lo sanno, quindi lo dico anche i nuovi, io d'estate non mi trucco perché mi sgronda tutto il sudore. Io quindi ho preso dalla razza di mia madre, da parte di mia madre, che noi sudiamo molto nel viso, quindi io se mi trucco mi si scioglie tutto. Infatti oggi c'avevo la matita e già ce l'ho macchiata fino a qua, e poi non è che ho sudato tanto. E Get Ready With Me mi preparo con voi, quando mi trucco lo comincerò a rifare da settembre in poi, insomma, quando fa proprio freddino, che allora lì mi comincio a truccare, anche quando esco con Roberto sabato, domenica, quindi eccetera eccetera. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se è stato così, spolliciate questo video, mi raccomando, sotto i commenti fatemi sapere se vi è piaciuto, se è stato il vostro gradimento, se vi ho fatto compagnia, eccetera. E noi niente, ci vediamo presto al prossimo video. Vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao!